due gol, tre punti ed un Antonio Martiniello in grande spolvero al debutto. Si presenta così alle rivali di Serie D il Cerignola, che all'esordio in campionato batte 2-1 al Monterisi il Grumentum Valdagri. Matricola lucana, solida, compatta e molto determinata. Tre punti in cassaforte, i primi della stagione per gli Ofantini nell'atto inaugurale di un Tour de Force caratterizzato da 5 incontri in 2 settimane. Potenza lancia dal primo minuto i nuovi arrivati in attesa di Gianluca Sansone, Siku in difesa e Martiniello nell'assortimento offensivo, completato dallo Iodice e Marotta. Tra i pali, spazio al 2002 Tricarico, già titolare in Coppa Italia contro il Gravina. Pronti, via, il Cerignola va già vicino al vantaggio. Longo suggerisce, Marotta al volo non inquadra il bersaglio. La replica degli ospiti è affidata ad una conclusione imprecisa di De Luca. Il parziale cambia forma e sostanza. Intorno al quarto d'ora Alfarano lavora dalla corsia, Martiniello fa il centravanti serio e porta in avanti il Cerignola, presentandosi in maniera egregia ai suoi nuovi tifosi. 1-0, partita vivace, punizione di Potenza non distante dal palo, brivido per i padroni di casa che però tornano presto a farsi vedere in avanti. Conclusione di Longo, para Donini, ci prova ancora Martiniello, blocca l'estremo difensore del Grumentum. Padroni di casa avanti di un gol all'intervallo. La ripresa si apre proprio con il raddoppio del Cerignola, ripartenza gialloblu con Longo che ispira e Martiniello che infila Donini con una soluzione precisa al centro. 2-0. Applausi anche per Tricarico, che poco dopo si esalta sulla punizione di De Luca e poi è attento anche sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo. Sfortunato dalla parte opposta sulla ripartenza dei suoi lo Iodice, quando la traversa gli nega la gioia del gol di pregevole fattura. Lo stesso giocatore dell'Audace sulla ribattuta trova la respinta del numero 1 lucano. Gli Ofantini non chiudono la pratica, il Grumentum Valdagri riapre la partita a metà frazione sull'iniziativa di Matinata e De Luca ad insaccare da posizione favorevole. Svantaggio dimezzato dagli ospiti, finale appassionante. Il neo entrato Bongermino non inquadra lo specchio a 10 minuti dal termine. Il Grumentum ci prova ma senza i risultati sperati. Il Cerignola conserva il minimo scarto sino al triplice fischio e conquista i primi punti di questo campionato. Finisce 2-1 al Monterisi. Non c'è tempo tuttavia per godersi la vittoria. Mercoledì infatti la squadra di Alessandro Potenza tornerà in campo ed ospiterà nel recupero della prima giornata il Casarano, reduce della travolgente affermazione interna contro il Brindisi.